Grazie Presidente. Vorrei dire al Commissario Špidla che oltre a prendere in considerazione le ottime proposte di questo rapporto della collega Bauer, nel caso si possa procedere a una normativa a livello di Unione Europea contro le discriminazioni salariali, credo che a giusto titolo vadano incluse le discriminazioni che riguardano la pensione, anche in una forma più sottile, indiretta, ma particolarmente odiosa in un paese come l'Italia, e riguarda la discriminazione sulla età pensionabile, una questione della quale la Commissione europea si è già interessata e credo che dobbiamo dargliene atto. Già dal 2004 la Commissione europea aveva sottolineato al governo italiano come fosse inaccettabile un'età pensionabile diversificata, 60 anni per le donne, 65 anni per gli uomini, l'età diciamo ordinaria più comune. Bene, abbiamo come radicali, con Emma Bonino, in ogni modo cercato di sottolineare all'opinione pubblica, al governo, all'opposizione, ai partiti, come questa stortura fosse da eliminare. Non è stato fatto. Grazie alla Commissione europea, la Corte di giustizia finalmente il 13 novembre ha statuito sulla illegittimità, sulla violazione dei trattati, delle regole comunitarie di questa discriminazione. La cosa più grave è il tipo di ragionamento che l'Italia ha presentato in difesa di questa discriminazione, dicendo che era giustificata con l'obiettivo di eliminare le discriminazioni che esistono contro le donne nel contesto socioculturale. Cioè, esiste una discriminazione sul mercato del lavoro. Per rimediare a questa discriminazione se ne crea un'altra, facendole andare in pensione prima degli uomini. Ecco, anche questa misura in particolare credo bisogna intervenire perché a livello Dziękuję bardzo panu europeo possa Czasminu. essere eliminata. Grazie Tak jest. Presidente.